io credo che la nostra, la cultura del moderno è una cultura fragile e quindi non potrà lasciare tracce come le grandi culture del passato. Vuoi perché appunto le trasformazioni sono talmente rapide che non importa quale testimonianza, quale traccia è necessaria, è necessariamente limitata nel tempo e quindi non potrà avere quella durata. Dall'altro lato, poiché i valori che la nostra società esprime sono dei valori relativamente deboli e quindi non ci sarà quella tensione morale, quella tensione storica che permetterà poi di andare al di là di qualche generazione. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo guardare al passato con grande interesse, perché là sono i valori anche forti di queste culture, di queste etnie, di queste generazioni che hanno lavorato prima della nostra. Dobbiamo guardare con attenzione perché sono dei patrimoni che noi dobbiamo trasmettere anche alle generazioni future. Ma adesso che i segni siano deboli, questo è vero, che in assoluto non lascino tracce, questo no, qualcosina resterà anche oltre la nostra generazione, e questo è insito nell'idea dell'architettura stessa, che comunque lascia delle tracce, lascia delle comunicazioni al di là della vita dell'architetto stesso. Per cui ecco che probabilmente per le generazioni future qualche segno della nostra cultura, del nostro tempo, del nostro sviluppo, del nostro essere ci sarà. Però non dobbiamo illuderci che questo, come dire, abbia la stessa forza, la stessa permanenza delle grandi culture del passato.